Mi sono vestito con la maglietta di Strava, marchio per Rizumi, che comunque non è distribuito in Italia, per raccontarvi di una gara qualunque, di un'estate qualunque, di un caldo, secondo studio aperto, eccezionale. Questa gara ha visto la partecipazione di Andrea Soffentini, ma anche di altri talenti del podismo italiano. Io ho partecipato con due misere luci, ma soprattutto utilizzando le due migliori videocamere presenti sul mercato, che consentono di registrare a 120 frame per second, e di conseguenza ho avuto la possibilità di capire quanti sono i podisti amatori che tallonano, quali scarpe questi podisti amatori hanno utilizzato, e nei prossimi 10 minuti vi racconterò quali sono, secondo me, le 10 cose che ho imparato da questa gara e della quale fondamentalmente ho soltanto dei ricordi positivi, nonostante il fatto che non abbia potuto gareggiare e probabilmente, nonostante io sia un Matusa, avrei sicuramente raggiunto ottimi risultati. E quindi quali sono i 10 consigli che vi offro gratuitamente? Questi consigli non sono soltanto per noi podisti amatori, ma anche e soprattutto per le aziende, e nel caso specifico non metterò in dettaglio il nome dei podisti amatori che ho filmato. Se riuscite a vedere questo video fino in fondo, vi racconterò nei prossimi minuti anche quanti podisti tallonatori ci sono in Italia. In tal caso, se siete una delle persone di questa categoria, vi consiglio di guardare il video delle migliori scarpe per i podisti tallonatori. Buona visione, vi faccio tra pochi minuti esplorare tutta la casa partendo dalla decima posizione. Al decimo posto, il primo aspetto non davvero sorprendente è il fatto che le scarpe, quelle lanciate nel 2022 per correre solamente le distanze brevi sui 10 km, Adidas, Nike o New Balance, alla fine sono stato un flop colossale, al punto tale che adesso ci sono delle offerte incredibili sui vari siti. Sappiate comunque che nessuno, ma dico proprio nessuno, le ha utilizzate per la gara, anche perché molto probabilmente le scarpe Super Shoes sono fondamentalmente almeno allo stesso livello, se non addirittura superiori, e di conseguenza non vale il detto chi può di più può di meno. È meglio in realtà scegliere una scarpa Super Shoes che vi consente comunque di correre tutte le distanze. Ho notato poi che la scarpa più costosa del mercato, non sono sorpreso, le Alpha Fly, ossia quelle che hanno consentito a un podista non così amatore di correre sotto le due ore, sono utilizzate solamente da pochissimi podisti amatori. In questo caso a Saronno soltanto uno nei primi 10 le ha utilizzate. Tra l'altro, davvero un ottimo e fantastico podista, ma al tempo stesso questa scarpa non vi fa correre di mesopiede, quindi se fossi al posto del podista che l'ha scelta, gli suggerirei di utilizzare una scarpa diversa, perché questa scarpa o vi fa tallonare o vi fa correre di avampiede, ma sicuramente non di mesopiede, e di conseguenza probabilmente troverete che l'appoggio non sarà così stabile, nonostante sulle due ore dell'esercizio l'economia di corsa è probabilmente una delle migliori, se non la migliore presente sul mercato. Però per le 10 km suggerirei davvero qualcos'altro. All'ottavo posto, in questo caso stiamo parlando di un altro marchio, Brooks, ho notato che nessuno nei primi 10, tranne un podista non così amatore, le ha utilizzate, e invece il 100% delle persone che utilizzano queste scarpe, la Super Shoes è stata utilizzata solamente da questo podista, mentre tutti gli altri hanno utilizzato tra virgolette scarpe normali. Anche una fantastica atleta, tra l'altro amica e conoscente da parecchi anni, ha utilizzato queste scarpe. Fondamentalmente tutti coloro i quali le hanno utilizzate sono podisti che appoggiano il tallone. Ho notato comunque che tra coloro che utilizzavano le scarpe Super Shoes, molti, soprattutto coloro i quali correvano sopra i 35 minuti, ma sotto i 40 minuti, quindi atleti fantastici, davvero difficile correre i 10 km sotto i 40 minuti, utilizzavano dei prodotti mid-range di Nike oppure di ASICS, due scarpe davvero interessanti e che comunque hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo. Puoi migliorare di 5, 10, 15 o addirittura un minuto. Non so necessariamente quanto siate disposti a pagare per questa cosa, ma aspettatevi di vedere qual è la migliore scarpa mid-range per chi avesse l'intenzione di utilizzare una scarpa con, tra virgolette, la piastra. E qui veniamo a un argomento molto controverso, perché chi utilizzava scarpe tradizionali, quelle per intenderci che avevano una concezione pre-piastra con fibra di carbonio,
correvano fondamentalmente meglio e di conseguenza, secondo il mio punto di vista, chi sa di correre bene non ha bisogno sicuramente di utilizzare una scarpa con fibra di carbonio, soprattutto se il suo risultato era superiore ai 35 minuti per i 10 km, dove fondamentalmente l'aspetto più rilevante era quello di correre bene. E paradossalmente tutti coloro i quali correvano, escludiamo un marchio di cui parleremo tra qualche minuto, con scarpe con piastra con fibra di carbonio, queste scarpe gli facevano correre davvero non così bene come invece abbiamo visto con gli altri atleti. E quindi non lo so, faccio a voi la domanda, scrivetemi qua sotto cosa ne pensate. Vale davvero la pena, se correte in 35 minuti, correre con scarpe super shoes. Ma uno degli aspetti più interessanti che comunque l'innovazione premia, non a caso nel 2017 il marchio Nike, e qui direbbero gli italiani, ha avuto first mover advantage. Il marchio Nike è utilizzato dai podisti amatori evoluti e nei primi 20 la percentuale di podisti che utilizzano questa scarpa è sicuramente significativa, al punto tale che stiamo parlando di un market share, una quota di mercato più rilevante rispetto a tutte le altre scarpe, tutti gli altri marchi presenti sul mercato. Un corollario di questo fatto è che gli altri marchi sono fondamentalmente assenti, ad eccezione ovviamente di Asics, nel tal caso stiamo parlando del mitico Giorgio, di Adidas, ovviamente molti atleti di Giorgio Rondelli utilizzavano questo marchio, Puma, perché il mio amico è prodepodista, è sponsorizzato, anche se non so fino a che punto, da questa azienda, ovviamente poi i keniani o comunque gli atleti che hanno partecipato a questa gara sono sponsorizzati da On, azienda che comunque ha davvero un'ottima value proposition. Sono curioso come mai non avete ancora provato questo marchio. Tenete conto però che tutte le altre scarpe, le super shoes, sono fondamentalmente assenti non soltanto nei primi 10 ma anche in tutta la gara di Saron, che comunque rappresenta davvero un buon test per tutti coloro i quali volessero correre davvero velocemente. Al terzo posto, e comunque vi racconto un segreto di Pulcinella, non stiamo parlando di una super shoes, ma tutti coloro i quali fondamentalmente con una quota di mercato davvero importante correvano tra i 35 minuti e i 42 minuti utilizzavano in maniera significativa le scarpe dell'azienda Saucony, ossia le Speed 2, che sono scarpe dal miglior rapporto qualità-prezzo, dal miglior comfort, forse sono un po' instabili, ma se correte a quel ritmo sono, credo io, le migliori scarpe presenti sul mercato. E secondo me questo segreto di Pulcinella potrebbe spingere altre aziende a fare scarpe migliori non soltanto per le super shoes, ma anche e soprattutto per noi podisti amatori, che comunque rappresentiamo la quota parte significativa del mercato. Avere una scarpa dal miglior rapporto qualità-prezzo che vi fa correre velocemente credo che sia un vantaggio competitivo. E quindi ho finalmente capito qual è la percentuale di tallonatori, ve la leggo qua sopra. Ovviamente è una stima soltanto empirica, dipende chiaramente dal tipo di gara che stiamo affrontando. Più la gara è lunga, più è probabile che ci siano tallonatori. Sappiate però che non è un problema, e credo che non lo sia fondamentalmente nemmeno per tutti coloro i quali corressero lentamente. Il primo, almeno per uno dei due piedi, correva con un appoggio non esattamente perfetto, nonostante questa persona sia riuscita a correre i 10 km in 29 minuti 20 secondi con un caldo infernale, così direbbe il dottor Soffientini. Al tempo stesso credo che migliorare l'appoggio vi consenta di andare leggermente più velocemente. Concludo le mie 10 osservazioni e il viaggio nella casa del podista amatore arrivando alla piccola casa della piccolissima Bonnie. Tutti quelli che vogliono ambire a un risultato prestigioso, a vincere una categoria, a vincere la gara o comunque avere un ego superiore, penso che utilizzare le scarpe con fibra di carbonio, con piastra con fibra di carbonio, vi consentirà di andare sul podio, qualunque esso sia. Sappiate però che correlazione non significa causalità. Comunque la morale di questo video è che secondo me il beneficio di correre è indipendente dalla scarpa che utilizzate. Vi chiedo di commentare qua sotto qual è secondo voi la migliore condizione per chi corre e per chi affronta i 10 km.
Io nel frattempo vi saluto, voi stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima, iscrivetevi al canale per non perdere ulteriori recensioni, anche perché nei prossimi giorni, quadrino rosso, ci saranno davvero altre classifiche che vi consentono di capire quali scarpe scegliere per noi podisti amatori.